CODAO è il convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. Oggi nelle università italiane abbiamo 90 direttori generali, una per ogni università, e 594 dirigenti e manager. Credo che queste figure, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, debbano essere rinforzate per garantire il successo dell'università italiana. La funzione di un direttore generale all'interno di un'università italiana è quella di consentire la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'università, e coordina il management. Oggi la ministra Messa al convegno del CODAO ci ha dato la notizia che arriveranno alle università nuovi fondi e nuovi programmi per favorire l'innovazione e la ricerca. È un'ottima notizia che consente alle università italiane e al nostro paese di intraprendere un percorso di crescita e di innovazione. Per rendere sostenibile questa iniziativa che si aggiunge alle attività che hanno già le università, occorre garantire un processo di assunzione e reclutamento di giovani competenti, di giovani ricercatori, di giovani docenti e di giovani manager. Questa è la sfida che abbiamo nel futuro. Per vincerla dobbiamo semplificare il sistema delle regole e il sistema dei controlli. L'università italiana riparte con la didattica, riparte con la ricerca, riparte con gli studenti che numerosi in queste settimane hanno cominciato a rifrequentare le aule universitarie in condizioni di sicurezza e riparte con la ricerca che andrà ad intercettare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come direttore generale dell'Università Italiana aggiungiamo, riparte anche rinforzando le strutture, reclutando giovani per la didattica, per la ricerca e anche per l'organizzazione.